noi ci siamo trovati più volte ormai, anni. E nel corso anche delle ultime riunioni che abbiamo fatto di là, abbiamo esplicitato tutta la gamma di possibili soluzioni che ci sono, da quelle dell'abbattimento della parte variabile polifunzionale, a quella della verifica, perché ha fatto il corso non sono ancora, non è ancora andato a sentenza la possibilità di transare sul rendimento delle sanzioni per chi ha appena incardinato il ricorso della stessa cosa, differentemente l'abbiamo spiegato per chi ha avuto già una sentenza di contrario contro o addirittura non si è nemmeno costituito nel ricorso grandi possibilità di evitare anche le sanzioni non ce ne sono, avevamo anche stabilito che eravamo a disposizione, rispetto a disposizione dell'avvocato per il ricevimento di formulari, della copia, eccetera, per poter valutare posizione per posizione la situazione rispetto alla riduzione della variabile, alcuni sono venuti, altri non sono venuti, il risultato è stato altamente deludente. La voce che sarebbe stata usata a un certo momento, c'erano N soggetti che avevano pagato la parte di messa della tariffa, insieme a buona volontà, eccetera, eccetera, si è dimostrato prima di ogni fondamento anche questa. I compiti di 7 volte, non esiste 2 o 3. E allora, quello che io temo, e ve lo dico tranquillamente, nel senso che noi parte nostra quello che potevamo fare, abbiamo, siamo arrivati al miglioramento dei conti correnti bancari, l'abbiamo fatto, abbiamo anche discusso in alcune situazioni, tutto quello che è previsto dalla normativa tributaria. Non mi diverto a firmare né le istruzioni né le richieste, preferirei fare qualcos'altro, ma devo farlo perché questo è il mio punto. Però quello che secondo me si sta rispondendo è, ed è un po' richiamato anche nella giornata dei consiglieri, l'idea che a un certo momento si possa dire, vabbè, mettiamoci d'accordo quanto paghiamo, il 50%. Io non parlo per il futuro, perché le regolamentari sono ovviamente di competenza dell'amministrazione comunale, noi come concessionari siamo solo chiamati a dare il nostro supporto nella formulazione magari delle parti più tecniche del regolamento, ma poi a applicare il regolamento per come è stato approvato dal Consiglio Comunale. L'idea è che sul più punto si possa a un certo momento dire troviamo un punto di accordo e si fa il 50%. Dentro nessuna norma tributaria. Possiamo decidere sulla base di quello che la legislazione comunale vorrà modificare anche in termini di considerazione, che ci sono 60 rate, 70 rate, 60 rate, come arriva a fare in Italia 120 rate. Quello è una delle possibilità che si fa. L'idea che si possa dire una parte dei soldi che sono dovuti ci possono essere ragioni sulle sanzioni quando siamo nelle condizioni che ho detto prima, ci possono essere il giudice o logicamente decidere quello che mi pare dal punto di vista di quello che mi chiede sia la norma, dal punto di vista che sono parte della cassata, parte per alcune situazioni che abbiamo fatto, ma il pensiero che ci possa essere, come ce l'ha stato proposto, in una riunione fatta da noi, a maestra di apporto di Carabiano, una sorta di applicazione di quella che può essere la disciplina dei carabinieri, cioè la disciplina del saldo a straccio, di fare i venti con la caratura del saldo a straccio, se abbiamo d'accordo, paghiamo il 50% a straccio e resto, facendo una norma tributaria non ci sta, non troverete nessun funzionario comunale che firma una cosa di serie, ne troverete qua, parlo forse per l'assessore, come ne voglia, ne troverete un'amministrazione comunale che possa fare i complimenti.
che abbiamo detto degli eventi dove non c'è stata nessuna contestazione sul contenuto del discorso. Non hanno ragione di essere contestato. Perché significa che quella tipologia di discorsi che si fatti, che sono 13, 14, 15, 16, hanno quel percorso segnato. Hanno quel percorso segnato. Quando si dice, ci sono molto bilanci, no, non potevi fare una notifica così, perché dovevi farla là, e 1, 2, 3, 15, 16, 17, 20, se aggiungo quelli di Venezia, 40, 50, 60 volte la Commissione di Italia mi dice no, è corretto farlo, ma non è una cosa da fare. Cioè quello non lo cambiate più, non è che c'è andare perché la regionale. Ma il mio problema è esattamente questo, che uno non credo, mi faccio un problema anche se così, non credo che chi ha intrapreso questa strada abbia accantonato le riserve per poter affrontare poi il Parlamento. Mi parlo tranquillamente. Dall'altro non credo che il Comune possa andare avanti per tanti altri anni ad aumentare il fondo credito di tutti i di 1 milione, 2 milioni all'anno che corrispondono poi grosso modo no, a qualche cosa come il 10% di quello che è il PEF del suo insieme. Dopo se chiedete a me se a me sembra corretta una norma che dice che buttiamo tutto a casa come per se fare altro. Quello corretto, tra virgolette, che parla sempre anche per chi non fa, vi dico già di no, però questa è la norma, non è che posso cambiare l'era. Per cui, se posso fare un appello, lo faccio tranquillamente perché magari quasi di tutto il condominio, e probabilmente a gennaio non ci vediamo più per la pensione, quindi non vorrei lasciare che si procuri di cose di questo tipo. Se posso fare un appello, lo sono a questo punto, come dire, se divento un certo punto, non lo state avanti, l'amministrazione non può seguirti sul discorso di dire facciamo un salto esterno, non può farlo. Avevamo detto, proviamo a vedere se si paga una parte di quello, proviamo a vedere se si può andare e siamo in due. Cioè non siamo andati da nessuna parte, non siamo andati da nessuna parte. No, non ho visto arrivare niente, non ho visto nessun tipo di pagamento, avevamo messo a disposizione anche una modalità particolare di pagamento che fosse ben evidente, ecco, detto tra camera caritatis, che c'è una telecamera, non avremmo nemmeno saputo come imparare questa storia del pagamento parziale, perché non è previsto da nessuna norma il pagamento parziale, che solo aumentando vediamo cosa succede. Quindi non so con questa situazione per cui nel 2018 credo che nessun numero sia pari al 80% di questa situazione. In questo momento c'è l'80% della economia che non paga, ma non è in qualche anno. Allora, può essere che ci sia, come diceva prima il consigliere, una discussione su paghiamo tanto, paghiamo molto, eccetera, eccetera. Ma certamente la soluzione non è non paghiamo niente. Però questa è stata la scelta che è stata fatta finora per il 14, ricordava giustamente il consigliere 13 fuori, per il 14, 15, 17, 18, con una continua escalation. Per cui, non dobbiamo andare avanti con quello che scrive la nota, dobbiamo parlare di allenamenti, di fatti correnti, andare avanti. Chi pratica queste norme sa che, per esempio, il problema del sequestro del bene immobile è praticamente completamente inutile, perché non solo viene poi dato giustamente in custodia che già l'ho divisa, ma tocca anche fare ogni anno la perizia di questo istituto dell'area del bene immobile. Noi abbiamo un castello ignorato e ogni anno paghiamo 2.200 euro dal perito non condannato dal giudice e si fa la perizia per dire se il valore è ancora più. Quindi non so che cos'altro possiamo fare sinceramente, ma devo dire che tutte le strade che potevano fare sono state seguite da questo punto di vista, altre non c'è nessuno. Per cui non chiedeteci che cosa si può fare ancora. Abbiamo detto 27 volte, si può fare, riduciamo la pagina, si può fare i fondi,
tranquillità che cosa dicono per volontari fino a dove si può arrivare a fare la gestione della variabile, e le resta non fa nessuna parte, cioè continuare a dire non so che sia quello che suggerisce questo tipo di regolamento, che si può non pagare niente, perché se vado all'offerta e fanno niente, non sta scritto da nessuna parte. O sei un produttore di rifiuti speciali, che va bene, vai da dentro, perché la norma dice sono esitati trattati, chi produce prevalentemente rifiuti speciali, sei un carotter, sei quello che vuoi. Hai il canario, hai sempre comunque un pezzo, una pensa, eccetera, che cosa fare da dentro, che ci sono quattro. Ma chi produce prevalentemente lo fa? Devi pagare, almeno la fissa, devi pagare, non c'è. Nessun giudice ti dirà mai che uno dovete pagare la fissa. Chi ha mai detto il contrario? Chi mi ha detto il contrario? Chi l'ha mai detto il contrario? Passiamo di là. Eravamo rimasti a poco, quanti sono venuti a pagare? Mi sbaglio, non gliel'avete permesso? Ma cosa dici? Non venga qui a fare il pazioso, perché lei non ha una controparte. Quando avrà una controparte venga a fare queste affermazioni. In questo momento non ce l'ha, quindi è solo la sua opinione. È solo la sua opinione. È la sua opinione. Allora domanda del consigliere Nato. Abbiamo dato un conto dedicato, hanno pagato una quota della finissa, quindi giustamente avevano dei problemi, eccetera, però ripeto, 4 o 5. È anche vero che non è il 100% della categoria che non paga, c'è una piccolissima parte invece di concessionari che hanno sempre pagato e che continuano a pagare. Sui piccolini, quindi non hanno valore, perché la realtà è questa, e rispondo un po' alla domanda che vi ha fatto sulla società, come mai appoggia spazio così tanto. Abbiamo pochi soggetti che hanno delle concessioni molto vaste, che vengono pagate a metro quadro, come vengono pagate a metro quadro in tutti i comuni interni, perché la realtà funziona così. Di conseguenza questi soggetti poi riescono a mettere appunto in ginocchio e farci arrivare anche a questi comuni, pagando cifre veramente alte. Quindi non hanno pagato nulla, questo è il problema, non è che uno dice beh, ho qualcosa, pago, vediamo, poi se vincerò in giudizio, per carità, restituiamo in verità, si restituisce tutto se diciamo un giorno per arrivare in giudizio, ma pagare zero per anni a fronte comunque di un servizio che viene usufruito, perché il servizio non è solo la raccolta dei rifiuti. E ricordiamoci che se tra l'altro è privativa, questo è indiscutibile. Quindi io ho visto i formulari, hanno portato anche i formulari, e anche lì facendo tutti i conteggi per i formulari che mi hanno portato nei vari anni, arriverebbe una riduzione della variabile che non arriva neanche al 60%. Quindi anche lì controparte un'insoddisfazione, perché dice come pochi formulari alla fine mi vedo ridurre di tra virgolette pochi euro. Questo è quello che dice il regolamento comunale. Allora, il regolamento comunale che ci fa la proposta? Sì, se meno 50 è forse variabile. Quindi arrivavano a una mia soddisfazione tra virgolette economica, quindi non avendo una pagata niente. Però non era questo, diciamo, l'accordo. Si era ipotizzata una modifica del regolamento del 2014 per cercare di andare incontro a queste categorie. Abbiamo fatto le simulazioni su richiesta, diciamo, dell'assessore per vedere di ridurre di un 20% ulteriore quello che è il costo attuale, proprio di euro a metro quadro, andando a lavorare su tappa, su ulteriori riduzioni, eccetera. Poi credo che dal punto di vista anche politico, e questa è la sede più adeguata, nel momento in cui si decide una categoria di diminuire di 500.000 euro quello che fare nei altri comuni, in realtà non è facile fare confronto con gli altri comuni. Non è facile perché ce lo siamo sempre detti. Allora, come dicevo prima, ci sono concessioni molto vaste,
uffici da ridurre, può tornare un costo del servizio tra virgolette elevato. Gli esolo, il cavallino è fatto di campeggi. L'80% delle superfici di metri quadri di cavallino, quando si va a fare le tariffe, è fatto da campeggi, sono un'unica categoria, libera da cavallino che c'è. Qui abbiamo anche da sostenere un contesto territoriale che abbiamo quasi 50 abitanti, quindi sono tutti, abbiamo una stazione di travaso, il famoso discorso che dicevamo la gestione della stazione di travaso, perché non possono andare direttamente al pianto, devono fare stoccaggi poi per avere dei punti di scala per essere aperti. Tutte queste cose vanno in giro sul posto, sul posto degli stabilimenti, campeggi, ristoranti, anche sul posto delle famiglie. Cioè, allora bisogna andare a ragionare, come si diceva prima, secare per tutti. Non so se dare alcune risposte sulle azioni che stiamo facendo.